Assessore Murino, è il momento di fare un bilancio dell'attività di distribuzione delle buste per la raccolta differenziata che vi ha visti impegnati nella parte finale del mese di maggio. Esatto, ringrazio innanzitutto la Pellezzano Servizi per l'operato che ha messo in campo per far sì che la raccolta, la distribuzione delle buste insieme alla protezione civile fosse garantita naturalmente a tutti e a tutte le frazioni. Ringrazio l'ufficio ambiente nella persona del dottore Giovanni Barbarue e ringrazio il nostro sindaco Francesco Murra. Da quando ci siamo insediati ha sempre mantenuto acceso e voluto che questa raccolta funzionasse, questo servizio che diamo ai cittadini fosse al top di ogni semestre o quadrimestre quando abbiamo consegnato le buste. Sono stati e ringrazio a questo punto anche i cittadini perché dai numeri che abbiamo consegnato, i kit che sono stati consegnati, risultano circa il 70% delle persone che ha usufruito appunto del kit che il comune ha dato naturalmente in omaggio. Infatti sono più di 2000 kit in questi 5 giorni di distribuzione che abbiamo dato ai cittadini. È bene ricordare una cosa, che l'uso di queste buste è fortemente consigliato. Sì, noi oltre a dare diciamo un aiuto in più ai cittadini per far sì che la raccolta insomma raggiunga dei numeri molto alti, lo facciamo soprattutto per diciamo evitare che si cacci il sacco nero, proprio nero nero. E a questo punto io invito i cittadini, perché sul territorio c'è qualcuno ancora che utilizza il sacco nero, a non utilizzarlo, perché nei prossimi giorni ci saranno dei controlli maggiori sia dal corpo dei vigili che dalla protezione civile, nonché dagli operatori della Pellezzano Servizi che raccolgono mattina, dovessero trovare ancora dei sacchi neri, loro chiameranno naturalmente, avviseranno i vigili e poi a quel punto non potremmo fare più niente. Quindi invito i cittadini ad evitare di raccogliere l'immondizia nei sacchi neri. Per chiudere, la raccolta degli indumenti, c'è da venerdì 3 giugno un nuovo servizio. Sì, è un servizio sperimentale, però intanto è un nuovo servizio che insieme a chi ha vinto appunto l'appalto per la raccolta degli indumenti metteremo in campo frazione per frazione, anzi quartiere per quartiere. E da venerdì 3 giugno partiremo con il quartiere di Via Sabato De Vita, Chiuiano e Via Kennedy, dove ci sarà una raccolta itinerante per quanto riguarda gli indumenti. Quindi oltre ai cassonetti nuovi che abbiamo messo sul territorio ci sarà un camper che dalle 7:30 alle 9:30 del mattino si posizionerà in queste zone, ripeto, Chiuiano, via Kennedy e via Sabato De Vita, per dare la possibilità a chi non ha appunto il modo di recarsi ai contenitori di consegnare sul posto gli indumenti usati.